in collaborazione con SOA di Lupi Silvano, Centro Cinofilo I Pioppi. Alle 18.15 di ieri il Centro Operativo della Protezione Civile Comunale comunicava la chiusura del casello autostradale di Orvieto in direzione di Roma per un gravissimo incidente verificatosi alle ore 18 nel tratto compreso Attigliano Orte al chilometro 458. Racconto brevemente quello che è accaduto. Intorno alle ore 18 un furgone ha sbandato e ha perso il controllo, quindi è rimasto coinvolto in un incidente. A seguito proprio di questo sbandamento gli occupanti sono rimasti feriti, alcuni in modo molto grave. Sono attualmente in corso le operazioni ovviamente di soccorso per quanto riguarda l'assistenza alle persone ferite. All'uscita del casello subito traffico congestionato, nonostante la presenza in zona di polizia stradali, carabinieri, polizia municipale e protezione civile. All'arrivo della stradale dei vigili del fuoco, giunti per primi sul luogo dell'incidente, si è presentata una scena apocalittica. Un monovolume con a bordo 5 operai campani di ritorno per il fine settimana alle proprie abitazioni ha sbandato, complice l'asfalto bagnato e forse la velocità eccessiva, urtando contro il guardrail e strisciando lungo quest'ultimo per oltre 10 metri. A seguito dell'urto sono stati proiettati sull'asfalto i corpi di 4 occupanti la vettura. Purtroppo per il quinto operaio coinvolto non c'è stato nulla da fare, essendo rimasto incastrato tra l'esterno del finestrino e l'abitacolo interno. Immediato l'intervento dei sanitari del 118 di Orvieto con 3 ambulanze e un medico e dell'elisoccorso di Viterbo, a cui si è unito in supporto anche un elicottero dei vigili del fuoco, entrambi atterrati in autostrada dopo la chiusura delle 2 carreggiate. I feriti sono stati smistati agli ospedali di Viterbo, Terni e Orvieto, tutti in condizioni gravissime.